Buonasera a tutti, benvenuti. Eravamo Sagrinà che la pioggia ci togliesse il pubblico, e meno male, perché sennò avremmo avuto difficoltà a farvi stare tutti. Ci fa molto piacere. Continuiamo nei nostri colloqui del lunedì. Vedo tanti persone nuove, evidentemente attratti dal tema e dalla stima e dall'amicizia per Giusy Oliverdi e per Paola Roma, a cui do il benvenuto. Ricordo subito i prossimi appuntamenti, e così poi, mentre se arriva ancora qualcuno, poi non saremo disturbati quando entreremo dentro al libro Angelica alla corte dei Savoia, memorie di una gentildonna del Settecento tra Torino e l'Europa, che è il libro che ci ha richiamati qui anche sotto la pioggia. Vorrei ricordare i prossimi appuntamenti, che sono a Moncalieri. Qualcuno di voi sa che lavoriamo anche con l'assessorato alla cultura della città di Moncalieri, e mercoledì 6 Gustavo Mola di Nomaglio, che tra l'altro so che è in arrivo, terrà una conferenza su regole ferre, vita dura, futuro grande. Il Real Collegio Carlo Alberto e i Barnabiti e la formazione dei tetti dirigenti tra antico regime ed età contemporanea. Siete tutti invitati, potete prendere l'invito uscendo. L'11 giugno, lunedì prossimo, è un appuntamento molto interno come Centro Studi, ma abbiamo piacere di invitarvi tutti, perché con la sovrintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte della Valle d'Aosta, Daniela Caffarato, con Maria Piano, che è assessorata alla cultura della Regione Piemonte, promozione dei libri, beni librari, archivistici, editorie, istituti culturali, illustreremo il lavoro fin qui fatto della messa online della biblioteca storica del Centro Studi Piemontesi, dell'inizio di lavoro della schedatura di tutto l'archivio, e illustreremo brevemente i lavori che andremo a fare nella sede per poter sistemare l'archivio, che diventerà biblioteca, archivio, inventariati e schedati nel nostro patrimonio. Lo facciamo il lunedì 11 giugno perché è più vicino al 13 giugno, genetico di Renzo Gandolfo, il nostro fondatore, e abbiamo pensato di intitolarla Memoria Renzo Gandolfo, perché è da lui che tutto è cominciato, e c'è già una delle attività in vista dei 50 anni il prossimo anno del Centro Studi Piemontesi. Il 13 giugno saremo impegnati alla Fondazione Einaudi per una conferenza del Bocuse d'Or, stiamo definendo alcuni partecipanti, sarà ancora una conferenza di Mola di Nomaglio sui banchetti, titolo è A tavola col sovrano, avete anche qui qualche invito anche se non definitivo. Chi è abituato a vedere il nostro pieghevolino vedrà che c'è una giunta il mercoledì 20 giugno, perché parleremo di un libro uscito da poco, Tra Francia e Spagna, reti diplomatiche, territori e culture, ma vi manderemo a tutti gli inviti. Naturalmente il 18 giugno è già nel programma. Come vedete, di qua al 2 luglio stiamo finendo la rivista, che c'è qui il direttore di Studi Piemontesi che ci sta strattonando per costringersi a finire le ultime pagine, però stiamo anche lavorando ancora con le conferenze e le attività. Tutto prosegue fino alla fine di luglio, naturalmente, ma finiremo le conferenze il 2 luglio, perché poi cominceranno i lavori per la sistemazione per l'archivio. Ma tutto questo ve lo raccontiamo lunedì 11. Do la parola al Presidente e poi dico due parole sul libro di oggi. Prego. Grazie Albina, grazie a voi di essere presenti. Anch'io faccio la considerazione che Giusy Oliverdi ha battuto la pioggia temporale e tutto, e quindi brava. Si chiama Giuseppina, Giuse come me, Giuseppe, siamo 730.000, quindi siamo in buona parte, ben messi. E il tempo consentitemi è pochissimo, dopo avervi ringraziati della presenza,
voglio dire ancora una cosa. Moltissimi amiamo Eugenio di Savoia, Villafranca-Sasson. È naturale, perché ha fabbricato l'inizio dell'Italia, ha dato modo di poter partire con l'Italia. Forse è stato uno sbaglio, ma è meglio stare regno sardo, limitato e bellissimo, ma non facciamo detrazioni. Beppe, guardati alle spalle, l'hai evocato, ah, sì, sì. Te l'ho portato apposta. Allora, la differenza tra Giusi, amica, le famiglie amiche da tre generazioni almeno. Paolo Di Berti ha donato a mio padre una pizzica da soldi PA, mio padre Angelo Fichetto PA, papi, proprio familiarità e stima. Cosa differenzia l'eugeniano Fichetto dall'eugeniana più colta, più studiosa, scrittrice? Una cosa molto strana che Albina ha rimarcato e ha fatto notare. Io sono un raccoglitore di DNA di Eugenio, cioè tutto quello che io ho, lettere, manoscritte, libri, legate alla sua legatura, oggetti che lui ha posseduto o dei quali parla. Per esempio della storia di Crotone, dice: stavo leggendo la storia di Crotone quando è venuto, quindi quel pezzo lì proprio. Attaccato qualche pezzettino di pelle, un angolo di unghia, un capello, un qualcosa, forse possiamo trovare il DNA. Non è una mania, ma per dire come gli oggetti miei sono strettamente stati posseduti da Eugenio e quindi hanno un valore in più. Diciamo, potrebbe essere una balla questa qui del DNA, ma sono oggetti che lui ha posseduto. Problema cosa ne farò, ma problema mio. Grazie. Grazie Presidente. Il libro ne parlerà l'autrice Giusi Audi Berti, però volevo fare una considerazione che tra l'altro lei, l'autrice, cita benissimo nel suo libro. Correva l'anno 1979 e Studi Piemontesi, la rivista nostra, portava un articolo a firma di Elisa Gribaudi Rossi, una rara memoria stampa della Torino settecentesca, e stampava in lingua originale, in francese, la parte che riguardava Torino e Piemonte, insomma per lo più Torino, di questa Angelica. Quindi un libro che era stato pubblicato, ci dirà l'autrice, nel 700 e dopo la morte, intorno alla seconda metà del 700, in francese con il titolo La Destinée, e che Elisa Gribaudi Rossi aveva una delle rarissime copie a disposizione, pare che ce ne fossero tre in tutto, poi ce lo racconterà Audi Berti, e pubblica questo estratto di diario in francese, portando a conoscenza del pubblico, degli studiosi, il diario e la figura di Angelica, che lei chiama più Angelica Lodrò, ma poi tu racconterai tutto. Ecco, Giusi Audi Berti ha colto l'importanza di questo articolo della Elisa Gribaudi Rossi, ha lavorato sulla figura di Angelica e ha pubblicato questo libro, Angelica alla corte di Savoia, che in parte è un racconto del diario, ecco, se ho letto bene tutta la parte introduttiva che tu spieghi chiaramente, ce lo racconta, e la parte che riguarda più Torino e il Piemonte invece è proprio una traduzione in italiano. Ha diviso il libro un po' in due ante, una parte molto più narrativa, diciamo, raccontativa,
e una parte in qualche modo virgolettata. Ci tenevo solo a far capire l'origine, perché è chiaro che noi di Studi Piemontesi siamo molto orgogliosi del fatto che la rivista non solo pubblica, ma stimola altri a studiare, a lavorare, a scrivere e a pubblicare. Come? Adesso non interverremo più. Giusy Audiberti racconterà bene del suo libro e si tra loro due, con Paola Roma, un'attrice che noi amiamo tantissimo, che abbiamo avuto occasione già di avere qualche volta rara qui al Centro Studi Piemontesi, che leggerà dei pezzi. D'ora innanzi saranno loro due, come è giusto, protagoniste fino alla fine. Poi voi, come sempre, potrete fare domande. Prego. Allora, grazie mille alla dottoressa Malerba, grazie al dottor Pichetto per le loro parole gentilissime e naturalmente buonasera, grazie a tutti voi per la vostra presenza qui, per aver sfidato la pioggia. Mi sentite? Perché io con i microfoni vado sempre un po', ecco, oltretutto non è che l'ambiente sia così grande, no? E naturalmente il mio ringraziamento più vivo al Centro Studi Piemontesi per l'ospitalità offerta non tanto a me quanto al mio libro, che voi vedete, di cui voi vedete l'immagine di copertina, che proprio ripropone con il titolo Angelica alla corte dei Savoia, un'edizione dei memoir, delle memorie della contessa Angelica Kotulinsky von Kotulin, La destinée, un memoir d'un dame de qualité, pubblicata ad Augsburg, quindi in Baviera, nel 1776. Il cui nucleo, un quarto circa del primo volume, è proprio dedicato a Torino, al soggiorno di 3 anni che Angelica fa a Torino, ed ecco qui il legame, è un po' una catena col principe Eugenio, bisogna andarselo a ricostruire, perché Angelica arriva a Torino come dama d'onore insieme alla sorella Nanette, altra dama d'onore, da Vienna al seguito della principessa Anna Vittoria, poi la chiamiamo semplicemente Vittoria di Savoia-Soissons, che era la nipote e ormai è rimasta proprio l'unica erede universale del celeberrimo principe Eugenio. E in effetti io poi vi racconterò un po' cosa è successo, perché volendo parlare, scrivere un libro su Vittoria di Savoia-Soissons, dell'eredità del principe Eugenio, ho poi scritto un libro su Angelica alla corte dei Savoia, o meglio, ho pubblicato i memoir in questa doppia modalità che la dottoressa Malerba vi ha già illustrato. Allora, mi consentite ancora un ringraziamento. Vorrei che fosse proprio senza retorica, ma è davvero un ringraziamento che sento di voler fare vivamente. Una persona che purtroppo non è più fra noi, ma della quale io sento particolarmente vivo il ricordo proprio qui alla Casa Studi, che secondo me era la sua vera casa più che quella di Santa Rita, no? Ed è il professor Piero Cazzola. Il professor Cazzola mi aveva molto generosamente, amichevolmente incoraggiata proprio agli inizi del mio lavoro su questo libro, perché non sono stati inizi facili, poi in genere le cose scorrono più tranquillamente, e lui mi aveva sostenuto, mi aveva anche fatto un bel regalo, perché quando il libro era ancora in fieri, era abbastanza agli inizi, mi aveva fatto presentare non era proprio un convegno, era una giornata di studi sul Grand Tour curata dal CIRVI a Moncalieri nel 2010, una relazione sull'arrivo e la breve sosta a Venezia di Angelica come sorella e al seguito della principessa Vittoria e la visita in piazza San Marco nel corso di questo viaggio da Vienna a Torino, in cui si attraversa la Stiria, la Carinzia, poi la Repubblica di San Marco, allora il Ducato di Milano, e poi si arrivava a Torino. Allora la prima sosta importante è quella di Venezia. Allora io avevo fatto una relazione che proprio il professor Cazzola aveva presentato lui personalmente, ed era stato un bel regalo che mi aveva così dato un input a continuare. Allora, proprio per questo motivo vorrei iniziare con la lettura di un brano
del racconto di Angelica a Venezia. Il suo arrivo a Venezia, immaginate che comunque è una giovane donna, lei era nata nel 1730 e qui siamo nel 1752, alla fine del 52, arriva a Venezia, vede tutta questa abbondanza d'acqua, questo mare che la spaventa enormemente, lei arriva dalla Mitteleuropa, dove il mare, e lo scrivo nel libro, c'è soltanto nei dipinti e nei sogni, e per la prima volta si trova a navigare. Allora, proprio un ricordo per me, un ricordo soprattutto per il professor Cazzola, in questo pezzettino di Venezia. A Mestre c'è la fiera e sono arrivate da Venezia più di 100 gondole. Angelica le vede per la prima volta e dice di aver imparato in quell'occasione che sono tutte dipinte e tappezzate esclusivamente di nero. Gli altri colori sono proibiti per evitare un lusso smodato con conseguenti eccessi di spesa. Ora Angelica, che in tante circostanze si è dimostrata e si dimostrerà ancora straordinariamente coraggiosa, ha però molta paura di viaggiare sull'acqua e piange come una bambina perché la principessa ha deciso di raggiungere Venezia in gondola. Quando il gondoliere le fa ammirare il superbo colpo d'occhio offerto dalla visione di Venezia che sembra magicamente sorgere dalla laguna, la giovane gli impone di tacere per il timore di un incidente. D'altra parte, è questo il primo incontro con il mare di Angelica, nata e vissuta in quel cuore d'Europa, Slesia, Moravia, Austria, allora così lontano dal Mediterraneo e in cui il mare poteva apparire quasi come un miraggio solo nei dipinti o nei sogni. A metà pomeriggio i nostri viaggiatori sbarcano finalmente all'albergo Il Buon Cugino sul Canal Grande, dove l'inviato di Sardegna si premura di venire a rendere omaggio alla principessa. È un cavaliere molto amabile, giovane, ben fatto, estremamente cortese. Il giorno seguente l'inviato, avvolto secondo l'uso di Venezia in uno scenografico mantello bianco, accompagna, col permesso della principessa, Angelica e Marianna in piazza San Marco. Angelica ne ammira l'ampiezza, il palazzo del doge che vi prospetta, in cui ricorda non si può entrare con la spada, bisogna consegnarla all'ingresso, il portiere. La chiesa di San Marco, bella e grande, ma quello che più attira la nostra narratrice è il colorato, vivacissimo spettacolo che si presenta alle due estremità della piazza. Da un lato una strada lastricata, dove si svolge il passeggio, piena di botteghe, tutte illuminate, in cui si vende ogni genere di mercanzia, uno spettacolo affascinante, soprattutto alla sera. Dall'altro, il mare, con magnifiche navi e galere, con un brulichio di gente d'ogni paese, chi fa il carico per partire, chi è appena arrivato e sta sbarcando. È come un mare ambulante, osserva Angelica, che col mare sta prendendo un po' di confidenza. Tra le mercerie da una parte e il bacino con il molo e la riva degli schiavoni dall'altra, si dispiega col suo fascino di sempre Piazza San Marco. E l'immagine che essa offre ai suoi visitatori la sera del 30 settembre 1752 non è molto diversa da quella d'oggi. Turisti e piccioni a parte. Si approssima l'ora della passeggiata dei nobili veneziani. E l'inviato avverte le due ragazze che, riconosciute come straniere dal loro abbigliamento, saranno oggetto di viva curiosità. La scena è deliziosa, degna della penna di Goldoni o del pennello di Pietro Longhi. Angelica e Maria indossano una milordina, hanno sul capo un piccolo berretto di velluto nero all'inglese, i capelli sciolti sulle spalle appena trattenuti da un fiocco di nastro bianco, e possiamo aggiungere con un piccolo gioco di fantasia, sono radiose di giovinezza e hanno sul viso un'espressione di divertito stupore. In cielo splende la luna che illumina nitidamente ogni cosa. I nobili veneziani giungono a piccoli gruppi tenendosi sotto braccio,
guardano le due giovani, si avvicinano commentando: sono belle tedesche. La loro curiosità è così intensa e pressante che l'inviato ritiene opportuno far risalire in gondola le fanciulle e ricondurle al loro albergo. Grazie Paola. Prego, io spero che si senta. Se mai io non... Ma c'è gente fuori, magari dopo usi il microfono. Non l'ho ringraziata. Prima non la ringrazio subito, invece ci tengo tanto, perché come vedi sei richiesta. Si scrive nel silenzio, no? E si scrive nel silenzio, le parole restano lì. Quando finalmente uno le sente leggere, sembra, a me sembrano anche scritte da qualcun altro, però giuro che le ho scritte io. È talmente brava. Lei è proprio talmente brava che fa piacere poi sentire. Dice, ma allora poteva, c'era anche questa potenzialità. Io invece voglio proprio ringraziarla. Allora volevo dire solo due parole sulla copertina, perché la copertina di un libro è importante, non è indifferente. Avete visto prima, è un'elaborazione di questo dipinto di Jean-François de Thouars, che è una scena galante, perché l'epoca è quella della galanteria. E una scena galante rappresenta la Déclaration d'amour e si trova allo Schloss Charlottenburg, al castello di Charlottenburg a Berlino. Perché l'ho scelto? Perché c'è il giovane che fa la sua dichiarazione d'amore, mica tanto per quello, per quella figura femminile che vedete adesso ristretta, perché non potevo mettere un'Angelica in copertina, non abbiamo i suoi ritratti, non sappiamo nulla del suo aspetto fisico, ma ponendo questa figura di spalle, con questa bellissima robe à la française, no, Andrienne, col mantello che parte dalle spalle, tessuto stupefacente, noi vediamo, secondo me, il suo volto riflesso in quello dei due cicisbei che la guardano. Guardate come la guardano e possiamo immaginare quello che vogliamo. Quindi, siccome lei non, di lei non abbiamo ritratti, e lei oltretutto pubblica il libro in forma anonima, adesso poi ve lo dirò anche un momentino, ho cercato proprio un'immagine che mi servisse a comunicare queste circostanze particolari, mentre il titolo originale, il frontespizio originale, lo vedete qui. Allora, in genere i miei libri, ed è anche abbastanza normale, nascono da una scelta di un argomento ben preciso, da un progetto almeno a grandi linee già delineato. E sarebbe anche triste non fosse così, no? Se uno andasse così a caso. E quindi io ho già un percorso di sviluppo di quello che scriverò. E non è questo invece il caso di Angelica alla corte dei Savoia, che è nato da un caso di serendipity. La serendipity è molto diffusa in ambito scientifico. Me l'ha garantito mio figlio, che fa ricerca scientifica, dice: non crederti che tutte le scoperte siano così determinate, e c'è molta casualità. E esiste anche nella ricerca storica. Io in realtà avrei voluto, il termine serendipity viene proprio dal Settecento, da quest'epoca, è Horace Walpole che l'ha coniato, proprio i tre principi di Serendipo, e mi pare del 1754 il termine. Che cosa indica? La scoperta felice, fatta però per puro caso, di una cosa non cercata, imprevista, ma trovata mentre se ne cercava un'altra. No? E in effetti è un atteggiamento che implica una grande fortuna, però anche sagacia, perché la fortuna ci va, ma bisogna anche avere l'intuizione per cogliere il caso fortuito e fortunato. Allora, un caso molto noto, proprio l'accenno così, anche per alleggerire un po' il tono, caso di serendipity, la scoperta della penicillina, no? Fleming che si fa la vacanza delle colture, in capsule di coltura, di batteri, se ne va 3 o 4 giorni in vacanza, torna in laboratorio, vede la piazza biancastra in cui i batteri non sono cresciuti, indaga, è una muffa e
così, quello è stato un caso fortuito, questa muffa lo porterà però, perché lui coglie l'occasione fortunata, alla scoperta della penicillina. Nella storia del nostro occidente il caso più eclatante di serendipity è la scoperta dell'America. Noi non ci pensiamo tanto, ma è chiaro che Colombo parte con le sue brave tre caravelle, convinto che la terra sia sferica, e quindi va verso occidente per raggiungere l'Oriente, le Indie orientali. Si trova di fronte inopinatamente sulla sua rotta un continente che nessuno prima conosceva, e scopre l'America, diciamo noi. E direi che la cosa più carina, che poi ho trovato su Wikipedia, ma ogni tanto Wikipedia è un mare pescoso, non disprezziamolo tanto, Umberto Eco dava giuste istruzioni per utilizzarlo. Un ricercatore biomedico americano ha scritto, anni 70, serendipity è cercare un ago nel pagliaio e trovarci la bella figlia del contadino. È un caso molto particolare di serendipity. Allora, ovviamente non solo nella ricerca scientifica, ma anche in quella storica si può presentare una serendipity, e certamente io non pretendo di aver scoperto né la penicillina né l'America, ma avevo intenzione di fare una ricerca. Beh, qui sono, ve le faccio vedere, scorrono semplicemente dei fregi tipografici molto belli che sono nel libro riportati dall'edizione originale. Il castello d'Aglie, nel castello d'Aglie c'è questo busto di ceroplastica. Non spaventatevi, ho due immagini per voi, questa è forse un po' più rasserenante, non lo so, è un busto appunto della principessa Vittoria di Savoia-Soissons, la nipote erede universale del principe Eugenio. E di cui Angelica è la dama d'onore a Vienna, alla corte di Maria Teresa e poi a Torino. Allora, io avevo incontrato proprio questo busto di cera, mi aveva incuriosito, avevo pensato di scrivere una piccola biografia della principessa Vittoria. Poi c'erano altri motivi, non sto a dilungarmi, ci porterebbero lontano, non interessano il nostro discorso di stasera. Però cercando documentazione sul personaggio di Vittoria, avevo trovato indicato da varie fonti bibliografiche, ma soprattutto dal Manno, e il diario, no? Questi memoir, che in realtà non sono un diario, perché il diario si scrive giorno per giorno e così si pubblica. I memoir, le memorie, sono invece scritte a distanza di tempo, a distanza di anni, ma poco importa. E speravo di trovare notizie in questi memoir di Angelica Kotulinsky. Allora, cerco il libro, e quando lo trovo, un po' faticosamente, adesso vi dirò perché, ma anche brevemente, molto brevemente, mi accorgo che il personaggio di Angelica è una figura ben più affascinante, più interessante e coinvolgente di quella della principessa Vittoria. Caso fortuito, caso secondo me anche fortunato, e cercavo Vittoria, ho trovato Angelica. Decido di pubblicare, di lasciare, non dico mai, diciamo di accantonare la ricerca sulla principessa Vittoria e di ripubblicare in qualche modo invece i memoir di Angelica. All'inizio mi hanno coinvolto due circostanze, anche due difficoltà se vogliamo. Il libro, raro, introvabile a Torino, solo dopo aver finito il mio lavoro ho scoperto che la professoressa Gribaudi Rossi ne aveva una copia, ne ha penso tuttora una copia, ho avuto l'emozione di averlo tra le mani. E poi non sapevo, anche lì perché il Manno non lo dice, che era stato pubblicato in forma anonima. Inoltre in due volumi e non in uno solo, no? E capite che tutto questo spiazza un po'. Ce ne sono in Italia, non ci sono altre copie, c'è una copia a Parigi, alla Biblioteca Nazionale, una a Vienna, a Macchia di Leopardo in Germania, e decido per vari motivi appunto di farmi mandare la copia dalla biblioteca di Mannheim, e di lì leggendo le memorie, intanto vedo subito che sono scritte in francese, questo il titolo me lo diceva già, e quella è una sfida per me, a me è sempre piaciuta. Sono sempre piaciute le lingue, avrei voluto fare la traduttrice anche se poi ho fatto altro,
e tradurre è davvero una sfida, è a volte più difficile che scrivere, perché bisogna avere una sensibilità linguistica, poi bisogna mettersi nei panni di qualcun altro. E quindi diciamo che c'è stata un po' una caccia al tesoro del testo, un po' la sfida della traduzione, molto l'incoraggiamento del professor Cazzola, e sono andata avanti su questa strada, decidendo appunto di lavorare sulle memorie di Angelica con la doppia modalità, traduzione più fedele possibile della parte dedicata a Torino e un racconto del racconto invece per il resto, che poi è una ampia geografia d'Europa, perché Angelica è una grande viaggiatrice. E facendo poi l'operazione che Umberto Eco nel Lector in Fabula dice, definisce cooperazione con il testo, cioè ovviamente le note esplicative, e quindi si è aggiunta poi a questo tutta la parte della ricerca in archivio. E vi assicuro, la direttrice del Palazzo Reale del Castello d'Aiella, l'architetto Biancolini, che parla della strabiliante memoria archivistica dei Savoia, ed è vero, noi abbiamo degli archivi magnifici. All'archivio di Stato di Torino la vita della principessa Vittoria, e quindi anche quella di Angelica come riflesso, è documentata di anno in anno con tutte le minime minute spese, no, della casa della principessa Vittoria, e quindi un lavoro anche molto interessante in archivio e molto, molto ricco. Si può anche vedere in fondo come viveva una famiglia nobile dell'epoca, non so, lei è una famiglia un po' particolare perché c'è soltanto una persona al suo seguito, però sono documentate tutte le spese dall'acquisto del palazzo che si chiamerà da lei il Burghausen fino alla riparazione di una mostra, no, di un orologio, fino alla riparazione di una ressia da bosco, no? Quindi con dei piemontesismi carini, con la sega da legno per la cucina. E poi diciamo ancora una cosa che vorrei sottolineare, che Angelica lei stessa è un'ottima narratrice, racconta con il gusto e il piacere di raccontare, ama gli episodi avventurosi, sorprendenti, i casi imprevisti e molto molto i risvolti comici delle situazioni, e quindi il racconto è doppiamente piacevole. Adesso stavo guardando, qui siamo arrivati soltanto, ecco, questa è Maria Teresa, quindi Angelica viene dalla corte di Maria Teresa, no, da Vienna, e si sposterà poi a Torino. Queste le ho messe per ricordare la sosta a Venezia, non è sicuramente la Venezia di cui avete sentito la bellissima, il bellissimo racconto della voce di Paola, ma sappiamo che naturalmente è la Venezia di sempre, no? La Venezia di Bellotto, del Guardi, eccetera, però ancora la Venezia di oggi, per fortuna per molti aspetti. E una cosa ancora, che quest'opera sia una testimonianza storica significativa, lo conferma il fatto che nel 2014 negli Stati Uniti, nel Tennessee, la Kessinger Publishing ha ristampato quest'opera in edizione anastatica all'interno di un progetto inteso a creare un'ampia selezione di libri storici e rari. È stata definita quest'opera di rilevante importanza dal punto di vista culturale. Allora, diciamo chi è Angelica, è contessa Kotulinski, di nobile famiglia, era originaria dell'Alta Slesia. Allora, intanto vi avevo detto prima, è una grande viaggiatrice, allora una carrozza evocativa dei viaggi, perché sotto le ruote delle sue carrozze si dispiega la geografia dell'Europa del tempo. E poi, questo lo vedremo dopo, allora volevo farvi, niente, mi fermo un momentino qua, allora solo. Mi fermo qua a questa carrozza. Vittoria farà, diciamo, racconta una prima parte delle sue memorie, sono un Bildungsroman, cioè un romanzo di formazione, e quindi la sua infanzia, la sua giovinezza, la sua formazione sentimentale, la morte della madre e l'assunzione a Vienna al servizio della principessa Vittoria. Poi incominceranno i grandi viaggi, allora sarà praticamente un racconto on the road, quindi due generi diversi, romanzo di formazione e racconto di viaggio.
E il racconto on the road incomincia proprio col viaggio da Vienna a Torino, e poi ci saranno molti altri viaggi. Io mi sono fermata soprattutto a Torino perché quello era il mio interesse principale, però i memoir raccontano tutto, fino alla lontana Vestfalia, fino a Posen, cioè Poznan, la Polonia, la Slesia, cioè veramente la geografia descritta dai viaggi di Angelica è una geografia ampia, europea. Lei è a Praga durante l'assedio della città nella guerra dei sette anni, quindi è una testimonianza storica preziosa non solo per noi torinesi, questo bisogna anche dirlo. E poi alla fine, sugli ultimi anni, dopo aver sposato un conte della famiglia Lodron, famiglia illustre, non so se qualcuno di voi conosce le due, Lodronische Nachtmusik, Nachtmusik di Mozart, la contessa Antonia Lodron aveva come maestro il pianoforte delle sue figlie, le due figlie, Wolfgang Amadeus Mozart, e quindi i Lodron poi avevano moltissimi castelli nel Salisburghese e nel Tirolo, per cui alla fine Angelica, sposa di un conte Lodron, tornerà sui confini d'Italia e morirà in un castello che forse possiamo poi vi farò vedere un'immagine, potrebbe essere Castello Romano sul lago di Idro nella valle del Chiese, oggi è nel Bresciano ai confini col Tirolo. Allora Angelica, vi dico soltanto questo ancora, poi ci sarà una lettura di un episodio avventuroso. È una donna intellettualmente curiosa, potrebbe essere una proto femme savante, no? Cioè un primo esempio di donna dell'illuminismo, donna femme savante, cioè di donna colta e sapiente dell'illuminismo. È attenta al mondo che la circonda, è estroversa, allegra, dotata di un carattere indipendente ma anche molto duttile e adattabile, di gesti generosi e di un coraggio che rasenta la temerarietà. Quindi questa è una figura che, se leggete le sue memorie, vi affascina, perché non è la solita gentildonna dell'epoca che vive in un palazzo secondo gli schemi a cui siamo più abituati. E inoltre è una viaggiatrice intraprendente, un'estimatrice dei progressi della scienza, della medicina, della chimica, delle arti figurative. Quello che più spicca però in questa nostra, chiamiamola eroina, anche se non è precisamente così, sono il desiderio di libertà e l'affermazione della propria indipendenza, che sono un tratto nuovo nella storia delle donne. Lei spesso ripete: j'étais ma maîtresse, je ne dépendais que de moi. Io ero padrona di me stessa, ma non nel senso che controllavo me stessa, ero libera e non dipendevo che da me stessa. Lo ripete con orgoglio, accanto al coraggio a tutta prova, che non era anche una dote neppure apprezzata, credo, nelle donne, no? Era giusto che una donna svenisse a vedere il ragnetto, il topolino, eccetera. Allora, Angelica, intrepida e capace anche di ironia di fronte ai pericoli di un viaggio, pensate che cos'erano i viaggi allora, la vediamo sotto la minaccia di un bandito armato fino ai denti. Lasciamo la parola a Paola. Apri il microfono, forse è meglio. Sì. Si giunge rapidamente a Gorizia, sulla frontiera veneziana, e qui si presenta la prima avventura, che sarà fonte di una certa inquietudine per i nostri viaggiatori. La principessa deve rifornirsi di cavalli, sia dalla posta imperiale sia da quella veneziana, e i due postiglioni si contendono l'onore di guidare la sua carrozza. Nonostante il parere contrario di Angelica, la principessa sceglie il postiglione veneziano. Si deve percorrere un doppio tragitto, le giornate si stanno accorciando, sopraggiunge improvvisa la notte. Nell'oscurità i cavalli rimangono impantanati in una cava di sabbia vicino a un torrente che non si riesce a vedere, ma di cui si sente il mormorio, e la carrozza sprofonda nell'arena fino a metà delle ruote. Il postiglione ammette infine di aver smarrito la strada. Per fortuna il postiglione imperiale, che è alla guida della carrozza che segue,
stacca i suoi cavalli davanti a quelli della principessa, la libera dalla sabbia e la rimette sul giusto cammino, consentendole di raggiungere il Pordenone, sia pure nel cuore della notte. E Angelica? Spaventata? Terrorizzata? In lacrime? Ma neanche per idea. Nonostante la paura provata nella cava di sabbia, impresa ora da una gran voglia di ridere, rendendosi conto che la principessa ha temuto di perdere la sua argenteria molto più che la sua stessa vita. Un'altra avventura simile si presenta il giorno successivo. Nei dintorni di Palmanova, la carrozza su cui si trovano Angelica e Maria Anna con la loro padrona rimane distanziata dalle altre vetture e si inoltra da sola, seguita dal carro dell'argenteria in una folta ed estesa foresta. Sopraggiunge d'improvviso al gran galoppo un cavaliere dall'aspetto inquietante, alto, col viso scuro, i capelli corti, un abito grigio con bottoni e asole neri, una cinquantina di piccoli dischietti legati a una cordicella appesa intorno al collo, due pistole cariche ai fianchi, da un lato una grande sciabola, dall'altro un pugnale. Si avvicina alla carrozza e appoggia una mano alla portiera. La principessa impallidisce, ordina ad Angelica di domandargli chi sia e che cosa voglia. Le sue risposte rivelano che si tratta di un mercante di Palmanova che, avendo fatto bancarotta, fuggito dalla città, sopravvive depredando nella foresta i viaggiatori stranieri. Cresce la paura. E le tre donne hanno con sé un solo cameriere e un vecchio domestico a guardia dell'argenteria, mentre l'ex mercante continua a girare attorno alla carrozza e a tenere d'occhio il carro col prezioso carico. Queste manovre sospette fanno temere ad Angelica che il brigante possa ad un tratto dare un segnale con uno dei suoi fischietti, facendo accorrere tutta una banda di assassini. La principessa, tremante di paura, non trova altra soluzione che offrire al bandito una moneta da un ducato. E questi, pur non sembrato entusiasta dell'esigua entità del dono, si allontana infine senza ulteriori minacce. E di nuovo Angelica considera con ironia, ma è un'ironia lieve e sorridente, l'avarizia della sua padrona. E di nuovo la nostra eroina dà prova di un eccezionale sangue freddo e di fronte a un bandito, armato fino ai denti e dall'atteggiamento minaccioso, si sofferma a notare e a descrivere dettagliatamente il colore nero dei bottoni e delle asole che spicca sul grigio del suo abito e a contare il numero dei fischietti che gli pendono intorno al collo. Grazie mille. Allora, quello che interessa maggiormente ad Angelica non sono tanto i monumenti, le chiese, i palazzi, quanto l'elemento vivo, no, di ciò che vede. La gente, i personaggi, specialmente se sono un po' curiosi, se sono addirittura bizzarri, gli usi, i costumi del luogo, gli spettacoli, le feste, le fiere. Poi parleremo un momentino anche della fiera di Moncalieri. Per noi sono particolarmente interessanti le informazioni che Angelica ci fornisce sulla nostra città a metà Settecento. Angelica ne ammira la bellezza, la guarda con un doppio filtro, è questo che è interessante. Il doppio filtro di uno sguardo femminile e di uno sguardo di cittadino straniero, no? Quindi un allontanamento, anche se poi ne apprezza molti aspetti, ne critica qualcuno e quindi guarda Torino con gli occhi, con la ragione, però diciamo che si rapporta alla città soprattutto con il cuore. Esprime un affetto sincero e profondo per Torino, per i suoi abitanti, per la famiglia dei suoi sovrani. E quando dovrà lasciare Torino, lo farà per una propria decisione ben meditata, ma dovrà tornare a Vienna, dirà: bisognerebbe essere di marmo per non commuoversi in casi simili. Si possono lasciare senza rimpianto un paese come questo e degli abitanti così riconoscenti?
per tutta la vita non potrò dimenticarli, e lei se ne va con questo ricordo di Torino nel cuore. Naturalmente ammira il Palazzo Reale, il Giardino di Corte, il teatro. Pensate che il Teatro Regio era lì da 2 anni appena quando lei arriva a Torino. Arriva nel 1752 nell'autunno e parte nel 1755 e riparte. Ma si fa attrarre dai dettagli curiosi o preziosi. Per esempio, si diffonde in particolare su un letto di parata. Qui sono solo 2 righe, leggo io, mi spiace che sicuramente la lettura di Paola sarebbe stata un'altra cosa. All'esterno è di velluto rosso fuoco, con un ricamo di perle fini della larghezza di un'auna. La fodera è di satin bianco ricamato in oro per la stessa larghezza. È una meraviglia da ammirare. Le perle che disegnano i fiori hanno la grandezza di un pisello. E lei sta ad ammirare proprio i dettagli anche. Poi della capitale sabauda, Angelica apprezza soprattutto la pulizia delle strade. Allora, vi pensate che lei è di cultura, non è per far polemiche, per carità, è di cultura mitteleuropea. Pensate che in tedesco ci saranno almeno 10 verbi che indicano il pulire e il lavare. E questo è un segno, un segnale linguistico, è un segno, perché la lingua ovviamente è il riflesso di una società. Allora, le piace appunto di Torino il sistema di pulire le strade, e allora lasciamo. Certo. Scusatemi, qui posso solo interrompere un attimo. Questa è la prima guida turistica di Torino, quella del Craveri, 1753, proprio quando Torino, quando Angelica è a Torino, così la potete vedere, piccolina. Non ho mai visto una città così ben pulita e tenuta così accuratamente in ordine come Torino. Tutti i mercoledì si fa passare in tutte le strade, attraverso dei canali, l'acqua della Dora, fiume che si getta nel Po a 800 passi dalla città. Vi si spazzano dentro tutti i rifiuti. L'acqua che scorre rapidamente pulisce nello spazio di un'ora tutta la città. Allora, qui vedete una pianta dell'epoca con la Dora, si chiamavano Doira e Doire e Doirete, no? Derivava appunto l'acqua dalla Dora, e quindi voi avete quella che passava in via Dora Grossa, è l'attuale via Garibaldi, e che è stata interrata, notate bene, solo da Carlo Felice nel 1823, quindi ha fatto il suo bravo lavoro a lungo. E poi un'altra passava, una Doirete, in via Santa Teresa. E quindi sono poi state ovviamente interrate. E era un particolare che già nel 1701 Edison aveva notato, e Angelica lo ripropone, lo ricorda. Poi ci sono dei brevi flash su Torino tra manifestazioni di allegria e voglia di divertirsi, contrariamente a quanto spesso ne pensano ancora oggi gli stessi torinesi. Secondo me la loro città a metà Settecento non era affatto grigia e noiosa. La Torino che ama piaceri, divertimenti, non è nata solo con le notti bianche delle Olimpiadi del 2006. E possiamo ascoltare il resoconto che la narratrice fa di un momento di festa a corte nel contesto del carnevale, un momento del tutto improvvisato e estemporaneo. Io intanto vi faccio vedere i sovrani. Dal momento che a corte le dame reali non avevano mai visto dei costumi in maschera, la mia principessa, volendo far loro una piacevole sorpresa, ne fece confezionare 4 che raffiguravano le 4 stagioni. Il giovane principe di Carignano rappresentava la primavera, io l'estate, il nostro primo scudiero l'autunno e il precettore del principe l'inverno. La principessa si recò quel giorno a corte, come al solito, alle 3 del pomeriggio. Famiglia reale domandò subito alla principessa che cosa mi fosse accaduto, e ella rispose che ero malata. Nel momento in cui meno se lo aspettavano, sentirono una musica nell'anticamera, e aprendo le porte ci videro con grande meraviglia. Il re, il duca, tutti accorsero. Il duca incominciò a danzare con la signora duchessa, ora regina. Anche le principesse si misero a danzare, e questo ballo imprevisto si protrasse fino alle 6 di sera, con grande allegria. Si divertiva a corte, ed era una corte molto
come dire, molto severa, molto rigorosa negli usi, nel protocollo, nel cerimoniale, no? Quindi evidentemente questi momenti di allegria c'erano e non ce li raccontano tanto. Angelica invece, che è più libera nel suo racconto, ci dà un resoconto anche di questi momenti. Vi faccio vedere Palazzo Carignano, nell'unica stampa che abbiamo del salone di Palazzo Carignano, perché poi è stato tagliato in due dall'aula del Parlamento Alpino, quindi è l'unica visione che abbiamo di com'era. Con qui erano le nozze di Vittorio Amedeo III e l'infanta Antonia, quindi il 1750. Poi abbiamo Carlo Emanuele III, Polissena, e quindi adesso arriviamo. Allora, qui mi fermo un attimo, questa è l'Accademia Reale, ne parleremo fra poco. Un altro momento di allegria, Angelica ce lo racconta quando descrive la fiera di Moncalieri, e ti rilascio subito la parola. Non perdevo alcuna occasione per divertirmi. Ci fu la fiera a Moncalieri, una piccola città a 3 leghe d'Italia da Torino. Vi si recò la maggior parte dei nobili. Io vi andai con la mia cara Milady di Rochefort, un ufficiale del reggimento delle guardie e un inglese appena arrivato. Ci mettemmo per strada al mattino con il tiro a 6 di Milady. La fiera è molto divertente. Si passeggia, ogni dama con un cavaliere, secondo l'etichetta. Il cavaliere è tenuto ad acquistare per la sua compagna una bella conocchia dipinta e dorata, legata con un ricco nastro. La dama, a sua volta, gli dona un prezioso nodo per la spada, d'oro e d'argento. Si pranza dal governatore. Al pomeriggio c'è un ballo che non dura a lungo, poiché si ritorna a Torino ancora in pieno giorno. Al ritorno, ogni dama deve tenere la sua conocchia fuori dalla carrozza per farla vedere ai passanti. Si sentono risate e canzoni. Insomma, vi regna l'allegria. Io sarò eternamente grata se qualcuno di voi mi trova che cos'era questo nodo per la spada. D'oro d'argento, perché ho consultato tutti, Moladino Maglio, non so, li ho messi in imbarazzo tutti, gli esperti di armi bianche, e un particolare che solo Angelica ci riporta. Anche per questo mi sembra molto, molto singolare il suo racconto, no? Ma nessuno riesce veramente, ho consultato libri eccetera, ve lo dico così scherzando, no? Aiutatemi a posteriore, ormai ho risolto il problema, l'ho lasciato così com'era, c'è un piccolo mistero che però Angelica così ci accenna. E poi allora facciamo ancora un piccolo passo al carnevale, però segue la quaresima, e la quaresima conosce a Torino degli usi penitenziali molto rigidi e severi. Angelica lo ricorda però non senza una punta di ironia personale e conclusiva. Seguì la quaresima, che in questo paese è rigidamente osservata. Non si fa che un pasto. Alla sera c'è uno spuntino che consiste in una zuppa di mandorle e un'insalata, ma tutto pesato. Dal re fino all'ultimo dei sudditi non possono mangiare alla sera che cibo del peso di 4 once. Uova, latte, burro, tutto è proibito. I tedeschi, dal momento che hanno la fame di essere forti mangiatori, hanno il permesso di fare uno spuntino di 6 once. Io confesso di averne spesso divorate 10 senza alcuno scrupolo. Cioè, è anche molto... Era per dirvi quanto in realtà era allegra, spiritosa, estroversa, fondamentalmente molto seria. Però con queste punte. Allora, ci sono ancora 2 piccole cose, poi il tempo penso che sia giusto, no? Così lasciamo anche 5 minuti per eventuali domande. Allora, per i dettagli che Angelica ci dà della vita della città, ce n'è uno, un uso matrimoniale molto carino, perché lei racconta che le promesse spose devono portare a sinistra un grande bouquet di fiori naturali,
che vengono da Nizza estate e inverno. Per noi sembra quasi incredibile, pensate alla distanza, ai trasporti dell'epoca, e sì, a cavallo, certo. Ogni bouquet costa uno zecchino. La principessa di Carignano mi usò la cortesia di inviarmene uno ogni 3 giorni. Li si conserva questi bouquet in cantina, avvolti in una carta grigia inumidita. Ci sono anche dei consigli per le massaie, se vogliamo. Però lei è promessa sposa a un certo punto e dice che la principessa di Carignano le dona ogni 3 giorni il suo bravo bouquet di fiori naturali, fiori freschi. E poi un piccolo flash sul piemontese. Allora, Angelica è di lingua tedesca, ve l'ho già detto, lei viene dalla Slesia, poi Moravia, poi Austria, sono le 3 tappe della sua famiglia, del suo percorso di vita prima di arrivare a Torino. Però scrive in francese, perché il francese è la lingua della cultura, della letteratura, della diplomazia, delle corti, è la lingua internazionale dell'epoca. Quando arriva a Torino, però, si interessa alla lingua piemontese, la chiama lingua, e che è interessante, è la lingua, anche se poi dice, è un gergo che ha rapporti con l'italiano, si addice particolarmente alle donne, si vede che la trovava particolarmente garbata, musicale. Ho desiderato avere un maestro che me la insegnasse, ma non esistono, se non ha trovato un maestro di piemontese. L'ho imparata dalla mia cameriera, che non conosceva altre lingue. E poi aggiunge, questa parte lo sappiamo, a corte la si parla spesso e la parlano anche i nobili. No? Quindi lei si sofferma anche su questo aspetto, l'aspetto linguistico. E poi un ulteriore aspetto che Torino allora presentava, e di nuovo a dispetto di quanto possono credere oggi i torinesi, che Angelica pone in evidenza e ripetutamente, è un variegato cosmopolitismo. Soprattutto l'Accademia Reale, e adesso vi faccio vedere dov'era, com'era l'Accademia Reale, perché adesso non c'è più, è stata distrutta, ci sono proprio 4 colonne, un muro di ancora, al di qua della cavallerizza, insomma, verso Piazza Castello, nella zona di comando, no? L'Accademia Reale, che non era un'accademia, strettamente un'accademia militare, era un'accademia che formava gentiluomini, e accorrevano a Torino proprio, si disputavano un posto all'Accademia Reale, tedeschi, russi, polacchi e moltissimi inglesi. E soprattutto Angelica frequenta soprattutto la comunità inglese e racconta: dalla moglie dell'inviato d'Inghilterra, Milady Rochefort, mia intima amica, ero quasi tutti i giorni a cena. Vi si trovava un gran numero di inglesi, popolo che io stimo immensamente perché ne amo la franchezza. Lei ha i suoi motivi ben precisi e personali, no, per valutare. Allora, non possiamo per ovvie ragioni di tempo diffonderci su altre parti di queste memorie, che però vi garantisco sono molto interessanti proprio anche da un punto di vista storico, di notizie, ma perfino militari, sociali, poi di usi, costumi. E vorrei però concludere almeno con la lettura della pagina conclusiva del libro, che contiene il messaggio che l'autrice vuole lasciare ai suoi lettori, perché la contessa, beh, qui abbiamo Vaprio Dadda, qui il Guardi che ci fa vedere il parlatorio delle monache, sono le illustrazioni del libro. Qui sono le 2 immagini, scusatemi, di Angelica. Allora, di mezzo no, allora ci fermiamo. Lei ha molti spasimanti ed è un po' civetta, fra le sue caratteristiche personali, d'altra parte ha 20 anni. E perché no, è molto corteggiata, addirittura da un cavaliere di Malta, questo è un cavaliere di Malta di Caravaggio, e poi da Poniatowski, personaggio illustre nella storia della Polonia, poi dell'Europa. Però prima vi facevo vedere la classica scena galante e la lettre d'amour, no? La dama, la sua lettera, la cagnolina. Angelica ha una cagnolina che si chiama Favorita, e poi l'altro versante di Angelica, la studiosa, la lettrice, è sempre Fragonard, sia nel ritratto di prima che in questo. Secondo me sono i 2 versanti della sua personalità. Questo è Castel Romano, che da quel che ho letto, mi sono documentata, potrebbe essere stato, ovviamente, qui sono le rovine del castello, in una vecchia cartolina oltretutto,
in cui probabilmente Angelica trascorre gli ultimi anni della sua vita, e guardate su che magnifico paesaggio, questo è il lago d'Idro. È da tanto che mi riprometto di andare a vedere il lago d'Idro, che non conosco, deve essere veramente magnifico, ve lo propongo così, una giornata di pioggia come oggi va proprio bene. E di nuovo un cestino della serie dei fregi tipografici, e allora leggiamo solo la pagina finale del libro. Il mio progetto di vita è definitivamente realizzato. Angelica pone questo suggello al lungo itinerario delle sue memoir e aggiunge: mi si può forse criticare? Diocleziano lasciò l'impero per godersi la dolcezza di una vita ritirata. Quando, per pressanti esigenze della vita pubblica, vennero a sollecitarlo a riprendere il potere, rispose a coloro che lo supplicavano: non mi fareste davvero una simile richiesta se aveste visto in che bell'ordine io stesso ho piantato i miei alberi e che magnifici meloni ho seminato? Ora i ricordi di Angelica volgono al termine, come volge al termine la sua vita. L'ultimo suo pensiero riflette tutta la generosità del suo carattere, la sensibilità democratica e la disponibilità nei confronti dei suoi simili, che hanno accompagnato e profondamente segnato il percorso della sua esistenza. La gioia più grande è, ed è sempre stata per lei, una gioia che si può condividere con gli altri. Lasciamo direttamente alle sue parole la conclusione del racconto. Nessuno viene a turbarmi. Nulla sorprende il mio sguardo. Tutto, invece, offre in qualche misura ai miei occhi l'immagine della pace e della tranquillità. E io godo doppiamente dei miei piaceri quando penso che essi sono tali che chiunque lo voglia può goderne come me. Allora, io vi offro un'ultima immagine ricchissima. Allora, stan così, mettiamo il suggello alla mia chiacchierata, al libro di Angelica. Volevo ricordarvi che poi quel che dice Angelica della gioia condivisa è proprio un Redewendung, un modo di dire, un'espressione idiomatica del tedesco, che dice che teilter Schmerz ist halber Schmerz, un dolore condiviso è un dolore a metà. Geteilte Freude ist doppelte Freude, e invece una gioia condivisa è una gioia doppia. E mi sembra così una bella conclusione. Angelica, che è di cultura tedesca fondamentalmente, e conclude così le sue memorie. Io vi ringrazio moltissimo, e se avete qualche domanda sono qui. Naturalmente. Non fuggo. Grazie. Un po' villanamente le ghiaccio io, avendo il microfono in mano ne abuso. Allora, sui fiori da Nizza ricordo le arance che davano a Mosca. Partivano tonnellate e tonnellate dalla Crimea, dalle coste genovesi del Mar Nero, Samsun, Tanzon, dalla Grecia cattive, dall'Italia buone. Queste tonnellate arrivano a Mosca a essere 6, 7, 8, 9 arance, che costavano una doppia d'oro, cioè una grossa moneta d'oro, e in genere lo zar che le regalava a un figlio, a una nipote, a un amante, o così. Questo è i trasporti e delle cose. Questa è una memoria. La curiosità mia è, Vittoria di Sassi-Burghausen ha scritto due testamenti. Ne parlavamo insieme. Sì. Uno molti anni prima e uno alla fine, da consigliare, chiedo ai sovrani. Ci spieghi la differenza tra i due? Allora, io non ho letto il primo testamento, quindi il testo non lo leggo io. Anzi, è un mio progetto fare un lavoro su questo. Ho letto invece il secondo, che era più difficile da trovare, me l'hai fornito tu.
Allora, Angelica fa un primo testamento quando si sposa a Vienna. A Vienna sposa un Vittoria. No, non sono io che a forza di parlare di Angelica stravedo. E... Allora, la principessa Vittoria di Savoia-Soissons sposa nel 1738 a Parigi, in realtà, un nobiluomo che è questo famoso principe di Saxe-Hildburghausen, che ha 19 anni meno di lei, che la sposa, lo dice chiaramente, e se ne vanta con tutti i suoi amici perché lei è l'erede del principe Eugenio, quindi è ricchissima e ne trarrà grossi vantaggi. La sposa nel 38 e lei fa testamento in suo favore di tutto ciò di cui dispone, che io sappia, però questo testamento non l'ho letto, anche se il testamento è qui a Torino in archivio di Stato, ma non mi interessava direttamente. Quando ho cominciato a parlare di Angelica, Vittoria l'ho accantonata un po', e comunque lascia tutto al marito. E poi però i due, già l'anno dopo, nel 39, sono in grosse difficoltà, interviene anche l'imperatrice, anche Maria Teresa. Diciamo pure che c'erano stati nella corte degli Asburgo persone che l'avevano favorito questo matrimonio, perché i beni di Vittoria non tornassero ai Savoia ma si fermassero a Vienna, no? Farle sposare un Asburgo o comunque un imparentato con gli Asburgo era altra cosa. Dopodiché però vedono che la cosa assolutamente non funziona, lei anzi è disperata, lei che ha un cuore duro va in lacrime dall'ambasciatore del Regno di Sardegna a chiedere aiuto e si pente, dice che sa benissimo di aver fatto un errore. Nel 40 sono separati in casa, no? E poi lei deciderà di tornare a Torino, e quando sarà a Torino farà poi un testamento, un secondo testamento per quello che le rimane, perché molto lascia nelle mani del marito, moltissimo ha venduto, per fortuna la biblioteca l'ha acquistata Maria Teresa, e così il Belvedere, non so, tante altre cose, no? Palazzi, quello della Himmelfortkasse anche, e quello che le rimane a Torino lei lo lascia al Duca del Chiablese. Duca del Chiablese poi lascia l'asse ereditario, è quello che passa ai principi, ai duchi di Genova. Ecco perché questo secondo testamento era in archivio sotto duchi di Genova. Lascia al Duca del Chiablese, non si capisce neanche bene per quale motivo, forse perché era l'ultimo, il figlio cadetto, il più piccolino di casa dei Savoia. E lascia tutti i beni che le sono rimasti a Duca del Chiablese, compreso il castello di Aliè, per esempio, e altri beni poi che vanno per il ramo Chiablese e Duchi di Genova. Che io sappia, questo è il testamento che hai tu. Ti, hai qualcosa da chiedermi ancora? No, no, grazie. No, no. C'è qualche domanda? Mi sembra leggere il primo. Sì, figli? Niente figli, no, in un anno di... Angelica, vi riferite a Angelica? Ah no, Angelica? No, Vittoria, no, Vittoria no, con lei la famiglia si è estinta, lei era l'ultima della famiglia dei Savoia-Soissons e si estingue il ramo proprio dei... non ha avuto figli. Altre domande? Posso dare la parola alla signora e poi a te. Volevo sapere questo. A un certo punto lei ha parlato di questa dichiarazione di autonomia che ha fatto Angelica, dicendo che badava se stessa, e io volevo sapere se si riferiva anche, diciamo, alla parte finanziaria, cioè se lei era pagata dalla principessa, se lei aveva delle sue proprietà, cioè com'era questo rapporto fra una nobildonna che aveva delle dame di compagnia, anche finanziariamente? Allora, lei era sicuramente mantenuta e pagata, però per le sue spese, tipo abiti, ecco, per spese di questo tipo. Poi aveva avuto, per esempio, ogni tanto c'era un emolumento extra, per esempio un premio
dato ad Angelica e anche alla sorella, perché Angelica arriva qui con la sorella Nanette che sposerà poi un Favetti di Bossa. La sorella di Angelica rimane qui a Torino, sposa di un gentiluomo piemontese. Allora, in alcuni casi, per esempio in quel caso, se mi seguirete a Torino, io vi farò dono di e una determinata cifra. In occasioni particolari, speciali, c'erano poi dei doni, no? Particolari. Angelica qualche cosa aveva dalla sua famiglia, che era una famiglia nobile, perché il padre lascia poi, lei aveva tre figlie e un figlio, lascia loro qualche cosa in eredità. Noi sappiamo che lei, tornando dalla Vestfalia o dove fosse, attraverso la Polonia, ripercorre la Slesia, da dove veniva la sua famiglia, cioè l'alto bacino dell'Oder, perché aveva delle rivendicazioni economiche, no, da fare, quindi del denaro da esigere anche da parenti per questioni ereditarie, quindi lei aveva qualche cosa di suo, però la sua indipendenza lei la fa valere quando, per esempio, decide di tornarsene da Torino a Vienna e poi a Vienna andare a Praga come canonichessa, perché la principessa Vittoria l'aveva fidanzata al primo scudiero. Poi lui è molto innamorato, dice Angelica, lei si adatta. Poi, quando le cose sono ben avviate, da sera al mattino lei decide che no, non vuole più. E allora Angelica si trova spiazzata, la sorella qui è sposata, lei non ha un futuro davanti, la sua padrona, diciamo, è anche abbastanza anziana. Allora chiede questo posto di canonichessa a Praga, quando le danno notizia che il posto c'è, lei riparte, parte, fa tutto questo viaggio, non più nella cerchia di una principessa sabauda, dove arriva un rombo di cannoni, bande, fanfare e quant'altro, ricevuti dal governatore di Milano, no, lo fa con una garde dame, quindi una cameriera e il cocchiere, praticamente da sola, attraversare tutto il nord dell'Italia, la Carinzia, la Stiria, e tornare a Vienna non era poca cosa, perché c'erano rischi, pericoli di ogni genere. E poi va a vivere, perché allora si viveva nei conventi, le giovani non sposate vivevano nei conventi senza prendere i voti, ma ci vivevano come in un pensionato, no? Come in un convitto. E allora lei dice, me nonnette le chiama, le mie monachelle, no? Lo dirà per Praga, lo dirà per Vienna, in altre situazioni, e lì lei si sente veramente padrona di se stessa, perché può fare vita mondana, però stare in un ambiente protetto. No? E di nuovo ripeto, in realtà dice je toi, perché il francese allora diceva je toi, non dépend toi que de moi. Quindi aveva uno stipendio, diciamo, un mantenimento, dei doni casuali e qualcosa di ereditario. Per quello che ho spizzicato io nelle sue memorie, poi bisognerebbe approfondirlo, io l'ho visto un po' di sguincio. Ecco, Bonino, poi dopo... Grazie Lina, vi facciamo messaggera. Io le faccio una domanda, non so se è molto chiara e collaterale, però ci tengo. Lei ha definito Angelica una donna da interessi multipoli, che anticipa direi un'epoca nuova, e diciamo nell'illuminismo, ma con tutte quelle caratteristiche direi che anticipa la modernità. Tra tutte queste cose le chiederei se anche è occupata di politica. Faccio una premessa ancora, altrimenti non si riesce a capire bene dove voglio arrivare. Si sa almeno da quello che è stato scritto che Vittoria disperse il patrimonio direi privato, inteso come corrispondenza del principe Eugenio, quindi questa è una grossa lacuna. Però nel ritornare, lei avrà sicuramente una grandissima documentazione in merito, c'è un aspetto molto interessante del principe Eugenio, per cui sarebbe interessante anche capire se costei se ne fosse interessata. Ed è questo, cioè il principe Eugenio riscuoteva un interesse politico a livello europeo elevatissimo, difatti nella prima campagna d'Italia
ricevette un supporto economico dalla regina Anna di circa 1 milione di sterline oro sul banco di Venezia, perché non si fidavano i sottoscrittori di darle agli Asburgo, che li avrebbero dispersi. Ecco, tutto questo ovviamente fu qualcosa di grosso, perché direi che un militare avesse un prestigio del genere da quasi occultare una corte europea era un fatto che sicuramente non è passato inosservato. Ha qualche documentazione di merito, perché le dico, questo aspetto è estremamente interessante, anche perché è stata la tesi di laurea di Luigi Einaudi, che direi studiò moltissimo questo aspetto. E poi sarebbe interessante vedere anche l'apporto militare del Duca di Marlborough, cioè Winston Churchill. Io devo dire che da quello che ho letto di Angelica, io non sono, sono un'ammiratrice, una fervente ammiratrice del principe Eugenio, ma non sono particolarmente ferrata su di lui, cioè sono delle cose sul suo cuore, ecco, io ho cercato delle cose un po' collaterali, però Angelica non parla di questioni di questo tipo. Lei cita il glorioso principe Eugenio, eccetera, ma pensiamo anche che il principe Eugenio era morto 10 anni prima che lei, che era ancora molto giovane, e lei era nata nel 30, possiamo dedurlo con quasi assoluta certezza, se non 30-31, ma molto più probabilmente 1730. E quindi era una bambina quando è morto il principe Eugenio, quando lei entra al servizio della principessa Vittoria nel 1746, e dice che già la principessa viveva separata dal marito, quindi è già molto avanti. Poi rimane alcuni anni con Vittoria, diciamo alla corte di Maria Teresa, poi in realtà collateralmente, come anche a Torino, lei sta alla corte. A Torino c'erano due corti, lo sappiamo tutti, c'era la corte dei sovrani e la corte dei principi di Carignano. Lei è molto più vicina ai principi di Carignano perché Vittoria frequenta di più i principi di Carignano. Però anche a Vienna frequenta la corte di Maria Teresa, però è poi più spesso con la sua principessa. Ma di questioni politiche io non ho viste. Lei poi, quando sarà a Misantropoli, la città dei misantropi come la chiama, probabilmente in Vestfalia o nel Nord Rhine, non lo so, insomma, non riusciamo a stabilire dove sia finita nel nord della Germania per alcuni anni della sua vita, si interessa di alchimia. Si interessa di alchimia perché in realtà lei la considera chimica, però non magia. Si interessa di medicina e poi ancora a Castel Romano mette col marito, mette in opera dei laboratori proprio di attività manuali, tintura delle stoffe, lavoro del legno, cioè sembra quasi che seguano certi principi dell'enciclopedia, che si vede con tutte le illustrazioni in proposito. Quindi quelle cose lì sicuramente, e poi molto l'atteggiamento forse anche un po' paternalistico nei confronti dei loro contadini, dei lavoranti delle loro terre. Però di tipo politico io queste memorie, cioè su altro non lo so, su queste memorie sono sicura non ci sono. Spiace, ma prego. Piccola domanda per piccola risposta. Dama di compagnia e dama d'onore, che differenza c'è tra le due? O sono la stessa cosa? Sono la stessa cosa, però una volta si diceva dama d'onore. Dama di compagnia è venuto fuori col tempo, è già un concetto più ottocentesco. Qui siamo proprio le dame d'onore, ecco, era la dama, infatti, è una cosa qui nel mondo, diciamo proprio della Mitteleuropa, ecco, perché Praga, cioè il mondo asburgico se vogliamo, no? La dama d'onore, ma anche a Torino la dama d'onore, lei aveva paura, lei e la sorella, di essere poi licenziate, perché i due cavalieri, quando seguono da Vienna a Torino, vengono poi rimandati, uno va in Provenza, e ne vengono assunti due qui. Uno è poi il Villanova Solaro,
che sarà, le sarà destinato come fidanzato dalla, dalla principessa. E lei ha paura di essere licenziata e rinviata a Vienna, perché le dame d'onore a Torino non sono nubili, sono in genere delle vedove. E invece Vittoria, che tanto fa sempre di testa sua, tiene queste due ragazze, perché poi avete sentito le critiche all'avarizia di Vittoria. Però Angelica ha delle pagine anche di grande stima e di molta tenerezza filiale nei confronti di, della principessa. Vorrei dire che non la guarda mai di malanimo, anche se gliene combina una grossa, fidanzandola, sfidanzandola, non volendola più destinare a nessun futuro, tanto che lei deve ricorrere. Ed è qui che ho visto, perché non lo sapevo, all'ambasciatore di Maria Teresa, che allora era ambasciatore a Torino, Mercier Janton, che sarà poi l'ambasciatore di Maria Teresa a Parigi quando Maria Antonietta sposa Luigi XVI, quello che io trovo indegna persona, perché era l'anima sua era Maria Teresa, ma di Maria Antonietta, scusate, proprio non ha considerato nulla del suo destino, non ha fatto nulla per lei, per cui per me Mercier Janton è un gelarmi sulla sedia. Però allora, perché che Luigi XVI pagasse va bene, ma che Maria Antonietta pagasse? Che cosa doveva pagare? La storia delle brioche che è inventata? Ecco, a parte quello, voglio dire, l'ambasciatore plenipotenziario austriaco, che era veramente anima dell'anima di Maria Teresa, avrebbe dovuto fare qualcosa per salvarla e non ha fatto nulla. Però allora era a Torino e Angelica si rivolge a Mercier Janton per poter tornare in patria ad avere un futuro almeno in qualche modo. Quindi dama di compagnia è poi invece un modo più del mondo anglosassone, secondo me, che non del mondo asburgico. Grazie. Prego. C'è ancora qualche domanda? No? Bene, allora io vi ringrazio. Grazie a Giusy Ghiberti, grazie a Paola Roma, le facciamo ancora un applauso.